tutti! Eccoci al consueto appuntamento con i preferiti del periodo e in questo video non ho inserito solo cosmetici, quindi make-up, skincare, ma ho inserito anche altro, quindi serie TV, food, abbigliamento e ciò, quindi cominciamo subito! Il primo prodotto di cui vi parlo è il Take the Day Off di Clinique, molti di voi già lo conosceranno perché è un prodotto molto famoso e molto valido e vi voglio raccontare questa cosa. Io l'avevo provato per la prima volta l'anno scorso perché mi era stato inviato e mi ero trovata veramente benissimo. Qualche settimana fa io l'ho ricomprato perché con il cambio di stagione la mia pelle cade a pezzi e diventa più secca del solito, quindi stavo cercando struccanti validi che riuscissero a togliere tutto il trucco, perché comunque io mi trucco quotidianamente anche in modo insomma più o meno pesante, quindi lo avevo ricomprato perché questo è uno struccante che riesce a rimuovere alla perfezione il trucco, anche quello più resistente, pur restando però molto delicato sulla pelle e mantenendola idratata. Adesso ve ne parlo un po' più nello specifico. Se può interessarvi, questo formato da 125 ml costa 32 euro. Questo lo potete trovare sia online sul sito di Clinique, vi lascio comunque il link nel box informazione, sia fisicamente nei negozi presso i rivenditori autorizzati in Italia. Quindi io l'ho ricomprato e qualche tempo fa mi è stato rimandato da Clinique, perché sapete sto collaborando con loro, quindi testo i loro prodotti, e quindi quando mi è arrivato per il test io ragazzi praticamente giocavo in casa, perché lo conosco talmente bene, lo apprezzo talmente tanto, quindi devo assolutamente elencarvi le caratteristiche di questo prodotto perché secondo me è fantastico. Per chi non lo conoscesse, cos'è il Take the Day Off? È uno struccante dalla formula a mio avviso eccezionale, adatto a tutti i tipi di pelle, può essere utilizzato sul viso, sugli occhi e sulle labbra, quindi in un unico gesto riesce facilmente a rimuovere il make up. Il suo stato iniziale è quello di un balsamo solido, se io ne prelevo una piccola quantità non ne serve molto e infatti questa confezione vi durerà davvero molto. Poi lo scaldo un po' tra le mani, inizio a massaggiarlo sul viso con la pelle asciutta, come vi dicevo anche su occhi e sulle labbra, dopodiché prendo un pochino di acqua, bagno il prodotto. Quando andrete a bagnare il prodotto vedrete che si trasformerà da balsamo a olio struccante, ed è per questo motivo che vi dicevo che è in grado di rimuovere qualsiasi tipo di make up, anche quello waterproof, è davvero un prodotto molto efficace. Quindi continuo a massaggiare, dopodiché semplicemente risciacquo e tampono il viso, e capite perché io lo apprezzo così tanto, perché in un unico gesto riesco a rimuovere efficacemente tutto il trucco, è in grado di rimuovere anche la protezione solare, provato contro le allergie, privo di profumo al 100%, oftalmologicamente testato, quindi appunto vi dicevo può essere utilizzato tranquillamente anche sugli occhi e non è assolutamente comedogeno. Mi sono rivolta di nuovo a questo prodotto per gli ingredienti che sono inseriti all'interno della sua formulazione, perché ad esempio c'è l'olio di zafferano che è un emolliente naturale. Questo olio, oltre a struccare efficacemente, aiuta e preserva anche la naturale barriera protettiva della pelle. E poi all'interno della formulazione sono stati inseriti anche altri componenti che aiutano a trattenere l'idratazione della pelle, che quindi non inaridisce durante la fase di strucco. Vi devo dire, mi sta aiutando davvero tanto. Una cosa che io ci tengo sempre a dirvi: cercate di ascoltare la vostra pelle, cercate di capire i segnali che ci lancia e cercate quindi di utilizzare prodotti giusti per le esigenze della vostra pelle, è veramente importantissimo. Altro prodotto skincare preferito del periodo, sempre perché mi sta aiutando in questa fase nella quale la mia pelle si stava un po' ribellando più del solito, è il gel esfoliante della linea Hydra Vegetale di Yves Rocher. È un gel esfoliante molto molto delicato e quindi adatto anche a chi come me ha una pelle particolarmente sensibile. Io ad esempio esfolianti o peeling un po' più aggressivi cerco di non farli molto perché la mia pelle reagisce veramente malissimo, però ovviamente anche l'esfoliazione è uno step importante per la bellezza della nostra pelle, perché ci aiuta a rimuovere le cellule morte, quindi rende la pelle più morbida, più luminosa, più ricettiva ai prodotti che poi andremo ad applicare successivamente, quindi vari trattamenti. E quando ho la pelle particolarmente secca io vedo proprio che se vado ad applicare il fondotinta sembra quasi che non si fonda con la mia pelle, oppure quando metto le creme sembra che la mia pelle non, per quanto secca, non le riesca ad assorbire. Quindi quello che sto facendo ultimamente è utilizzare questo esfoliante 2 volte a settimana e vi devo dire che anche questo mi sta aiutando veramente tantissimo. È un gel che all'interno ha proprio dei granulini, io questo lo massaggio ovviamente solo in queste zone, evito il contorno occhi e il contorno delle labbra, dopodiché semplicemente sciacquo. Una cosa che mi piace è che comunque è un prodotto che mi permette di scegliere l'intensità dell'esfoliazione, non so se mi sono espressa bene, sono io che scelgo l'intensità del massaggio che effettuo sulla mia pelle, ecco, non so se sono riuscita a spiegarmi. Quindi sono felicissima di aver trovato un esfoliante non aggressivo e adatto anche alla mia pelle super sensibile. Altri prodotti preferiti del periodo, continuiamo con la skincare. Ragazzi, avrete capito che la mia pelle in questo periodo proprio era messa malissimo e vi devo dire, ho trovato questi patch di Patchology. Sicuramente non sono prodotti economici, ma sono estremamente validi. In particolar modo io riesco ad apprezzare il risultato con questi patch labbra. Questi sono gli Hydrating Lip Gels. La confezione contiene 5 patch che ovviamente sono usa e getta. Io questi li sto utilizzando quando ho le labbra estremamente screpolate, perché funzionano, nel senso riescono a
fornire alle mie labbra un'idratazione così profonda che poi il giorno successivo ho le labbra morbide. Io fino all'altro ieri, ad esempio, avevo le labbra veramente proprio con le pellicine. Poi l'altro ieri sera ho fatto il patch e adesso ho le labbra perfette. Ovviamente non è un prodotto che io utilizzo quotidianamente, ma li sto tenendo proprio per le situazioni di emergenza dove ho le labbra particolarmente secche, oppure non so, se ho un evento, una serata, una giornata particolare nella quale io devo realizzare un bel trucco labbra, allora la sera prima applico il patch, lo tengo in posa. Io li tengo in posa per un tempo maggiore rispetto a quello previsto dalla confezione, che è solo di 5 minuti, cioè no. E poi hanno talmente tanto siero che veramente solo con 5 minuti il siero non ha fatto in tempo ad assorbirsi totalmente, quindi io li tengo in posa almeno per 20 minuti almeno. Sempre dello stesso brand, i patch contorno occhi. Questi non sono in confezioni monodose, questi sono 30 paia dovrebbero essere. All'interno della confezione c'è questa spatolina trasparente, io lascio sempre la protezione perché guarda, sono pieni di gel e sono sempre appunto dei patch in gel. Questi sono veramente, ragazzi, buonissimi. Quando sento il mio contorno occhi particolarmente secco, io metto questi e proprio il contorno occhi rinasce, e cerco di utilizzarli la sera prima di andare a dormire, così anche il prodotto che è penetrato ha tutta la notte per svolgere il suo lavoro come si deve. E poi al mattino mi sveglio proprio con un bel contorno occhi bello liscio, morbido. Veramente questi ottimi prodotti straconsigliati. Sieri viso Dior, ragazzi. Allora, questi credo di avervene parlato in altri video spot, però mi stanno piacendo tantissimo. Questo è il primo che io ho iniziato ad utilizzare, quindi vedete che è quello più consumato, anche perché è quello che di base io utilizzo sempre, al quale poi vado a mixare anche gli altri. Quindi il Plump Filler, che è quello rimpolpante, ad azione rimpolpante, è quello che io utilizzo sempre. Metto una goccia, una goccia, una goccia e lo utilizzo sempre prima della crema viso. Poi principalmente sto utilizzando il Glow Booster, che mi aiuta a dare proprio una bella luminosità al viso, e vi assicuro che fa la differenza quando lo utilizzo e quando non lo utilizzo, soprattutto quando realizzo quel make up no make up dove non applico il fondotinta, proprio da un'altra luce al viso. E il Glow Booster tendo ad applicarlo in queste zone del viso, mentre sulla fronte ultimamente sto utilizzando Lift Sculptor, che serve proprio per andare a contrastare le rughette, perché io qui sulla fronte sono parecchio segnata. Questo perché io, a mio avviso, ho una mimica facciale davvero eccessiva. Io, oltre a gesticolare molto quando parlo, muovo tantissimo anche il viso. E poi questo lo utilizzo a spot, quindi quando ne ho bisogno, se ho la pelle un po' arrossata, e generalmente la pelle mi si arrossa magari in queste zone o un pochino in questo triangolino, serve per attenuare i rossori, e vi devo dire efficace, ragazzi. Prima di passare a prodotti non beauty, vi ho voluto inserire un prodotto make up che sto utilizzando veramente tantissimo nell'ultimo periodo, che è questo rossetto nude, e ogni volta che lo indosso in qualche stories o nelle foto mi chiedete sempre quale rossetto io stia indossando. È questo della collezione Be That Girl di Maybelline, quello dedicato a Catwoman, è bellissimo. Secondo me è il nude perfetto, poi è veramente molto confortevole sulle labbra, si stende facilmente. Se vi può interessare, questo è il numero 930 Nude Embrace. Ha un finish matte, in realtà lo sto indossando anche oggi, però oggi ho aggiunto anche questo di Clinique. Questi sono i Clinique Pop Splash Lip Gloss, mi sono arrivati da poco. Questo nello specifico è il numero 13, non è tipo rossetto liquido, è proprio un bel gloss, e guardate che carino questo aggiunto sul nude. Vedete, mi piace tantissimo giocare anche in questo modo con i vari prodotti labbra. Inizialmente avevo aggiunto lo 04 ed era molto carino, molto nude, però credo di essere riuscita ad ottenere un colore più particolare aggiungendo questo. Ma proprio una punta ne ho aggiunto e poi l'ho picchiettato con le dita. Questi aiutano anche a mantenere l'idratazione sulle labbra. Sono ancora in fase test, nel senso che sto ancora testando, poi vi devo dire che effettivamente lasciano le labbra belle morbide, idratate, e appunto riesco a giocarci anche in questo modo. Quindi o li utilizzo da soli o li aggiungo su altri rossetti. Insomma, sono veramente molto belli. Insomma, mi stanno piacendo, però appunto vi dicevo, sono prime impressioni. Serie TV Netflix. Allora, ultimamente io avevo visto Helix, che mi era piaciuto tantissimo, almeno la prima stagione mi era piaciuta molto, anche se c'era un po' un richiamo ad un Resident Evil, insomma un po' un mix di cose già viste tra virgolette, però comunque è un genere che a me piace molto. La seconda stagione secondo me un pochino era andata a perdersi, però nel momento in cui era andata a finire ti lasciava proprio con un punto interrogativo per dire ok, adesso voglio sapere cosa succede, cosa si sono inventati. E poi ho scoperto che non ci sarà mai la terza stagione perché sono calati gli ascolti nella seconda e quindi non la produrranno mai. E io, cioè, tipo crisi mistica alle 3 di notte, perché ovviamente penso che sia un po' per tutti così, no? Con le serie TV vedo una puntata, vabbè dai ne vedo solo un'altra, vabbè dai ne vedo un'altra ancora, e poi basta, e poi alla fine hai finito la serie TV con una nottata praticamente. E quindi ecco, quella sera erano le 3 di notte, finisce la seconda stagione, vado a googlare quindi per capire quando sarebbe uscita la terza stagione, e mi rendo conto che non ci sarà mai una terza stagione. Quindi ecco, se lo volete vedere e siete un po' appassionati appunto del genere tipo Resident Evil, la prima stagione è molto carina, la
seconda un po' si perde, e però non ci sarà mai un continuo, quindi non sapremo mai come andrà a finire Helix. Va bene, passando alla musica, ho diverse canzoni che ascolto ovviamente, però quella che riascolto in loop è Irraggiungibile di Shade e Federica Carta. Cioè ragazzi, davvero mi piace tantissimo quella canzone, e fino a poco tempo fa il titolo era La musica non c'è. Io sono un po' imbranata con i titoli, nel senso, magari conosco la canzone ma spesso non so chi la canta, spesso non so qual è il titolo, cioè rendetevi conto a che livelli sto. E vi dico che questa canzone la sto utilizzando anche quando mi alleno. Per quanto riguarda l'abbigliamento, ho dovuto fare proprio una super selezione perché mi erano usciti fuori troppi capi. Ho detto no, è un video dei preferiti, devi selezionare proprio quello del quale non puoi fare a meno. E l'acquisto proprio del quale io sono più fiera, che quello che sto utilizzando di più ultimamente, sono le Dr. Martens, quelle in finta pelle, quelle che loro definiscono vegan. Ragazzi, sono fantastiche. E io tanti anni fa, nella mia età di gioventù, insomma, perché le Dr. Martens andavano di moda quando io frequentavo le medie superiori, più o meno quel periodo lì, e quindi io le ho indossate veramente per tantissimi anni, quelle di pelle, è vera. Posso dire che ho chiaro proprio il ricordo delle vesciche che mi procuravano le Dr. Martens nuove, perché prima di prendere la forma del piede, quelle di pelle erano veramente ostiche, bisognava camminarci un bel po', mi facevano uscire sempre la vescica dietro al tendine di Achille, per intenderci, dietro al tallone, e poi erano sempre durissime all'inizio. Invece vi devo dire che queste, appena io le ho infilate, erano proprio precise. Adesso si sono un pochino ammorbidite, le ho indossate anche in giornate dove ho camminato parecchio, non mi hanno dato fastidio ai piedi, non mi hanno fatto uscire vesciche. Poi il colore che ho preso io, che è Cherry Red, lo sto sfruttando tantissimo, riesco ad abbinarlo veramente su diversi outfit, e anzi riesce a conferire quel tocco un po' più particolare, perché sapete, io non ho un abbigliamento particolarmente estroso o fantasioso, sono molto basic, quindi mi piace insomma quel dettaglio un po' diverso. Insomma, la scarpa di quel rosso bordeaux è veramente molto 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 bello. Applicazioni, quella che io sto utilizzando di più, quella che apro più volte al giorno, è quella associata al Fitbit, perché ovviamente è quella che mi permette di monitorare tutta la mia attività giornaliera, quanto ho dormito, quanto ho camminato, quanta attività ho fatto, quindi quante calorie ho bruciato, e quindi io la apro costantemente, mi piace veramente tantissimo. E vi devo dire che la funzione che mi piace di più, a parte il contapassi, quanti chilometri hai fatto eccetera eccetera eccetera, quella che permette di monitorare il sonno, cioè mi piace proprio tanto, perché io lo imposto quando sto per andare a dormire, rischiaccio quando mi sveglio e mi dice quanto ho dormito, ma mi dice quanto tempo io ho impiegato per addormentarmi, mi dice tutte le volte che io mi sono mossa, quando ho avuto proprio un sonno agitato. E vi devo dire che attraverso questa cosa mi sono resa conto di quanto lo stress incida anche nel sonno. Ovviamente è un'applicazione che ha senso scaricare nel momento in cui avete il Fitbit. Arrivando al cibo, ragazzi, questa mi farà ridere, perché la mia fissa del momento è la pizza rossa, davvero, non sto scherzando. La pizza, base della pizza, pomodoro, olio e origano. Basta. E poi soprattutto quando la riesco a trovare sottile, che è quella che piace di più a me, sottile, croccantina, non mi appesantisce, e quindi in genere ne riesco a mangiare tranquillamente due, perché ovviamente non avendo altri condimenti mi sazia di meno, tra virgolette, e quindi riesco a mangiarne tranquillamente due. È una cosa così semplice che io tutte le volte che poi ordino questa pizza tutti mi guardano come per dire cosa stai prendendo, e io sì, cioè mi piace proprio. E mi piace il fatto che riesco a mangiarmene due, perché io sono un po' una mangiona, ora perché magari cerco di fare attenta per la forma eccetera eccetera, però io sono una mangiona e mangio molto velocemente, quindi in genere quando io sono a mangiare fuori con qualcuno la situazione è sempre la stessa, cioè io in 3 secondi ho divorato quello che ho davanti e gli altri stanno ancora mangiando. Io non riesco a stare seduta al tavolo senza mangiare se ci sono altre persone che stanno mangiando. Quindi ad esempio, ecco, se siamo in pizzeria, o mi ordino le patatine oppure mi ordino un'altra pizza, e di questa pizza riesco a mangiarne due tranquillamente. So, dovrei iniziare ad impegnarmi un po' di più sul mangiare lentamente, perché so che aiuta anche la digestione eccetera eccetera, però anzi, fatemi sapere nei commenti qui, sono stracuriosa, voi se mangiate lentamente o velocemente, o insomma normale, una via di mezzo, ecco. Comunque ragazzi, con questo è tutto, se vi va fatemi sapere nei commenti se avete già provato i prodotti che vi ho mostrato e come vi siete trovati. Ricordo sempre di andare a guardare il box informazioni, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, non vi dimenticate di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. Io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima.